Signori, ben rivisti con la nostra Lara Croft. Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Piano piano, piano piano. È da un po' che lo start del livello è un po' stronzo o sbaglio? Sono da un po' di episodi che la situazione non volge al meglio. Te pare che pure per fare scalini? Attenzione, attenzione. Bravissima. Allora, innanzitutto qua sotto c'è qualcosa? Sembra di no, eh. Potevamo passare qua sotto. Tra parentesi, mo non è per sfiducia, però potevamo tranquillamente passare da qui per evitarci sti inculation. Va bene, comunque, signori, mi raccomando, voi come sempre lasciate like, condividete, siate sportiveggianti, supportate. Io sopporto, voi supportate. Io sopporto e voi supporto. Che dite? Ci dividiamo i compiti? Facciamo così? Io non la vedo per niente bene questa situazione, mo vo dico. Allora, questa è una scalinata e va bene. Ma parte da un po' troppo in basso. Dite che devo scivolare là. Aspetta. Eh no, però aspetta. Io mi potrei aggrappare là sopra. Ah, e salire in quel pertugio. Senza indugio? Proviamo. Olà! Vediamo, eh. Tutto a fiducia, poi. È tutto come ci viene. Credo male, eh. Ma questo... c'è qualcosa da raccattare. No, questa musica non... C'è del bestiame? Sembra di no. Però ha messo la musichetta, ha messo il sound pere pere. Lascia fare che... Sento dei passi clamorosi da qualche parte, comunque. Io non vorrei di niente, ma... Allora... Da qua mo dobbiamo capire se conviene riscendere e farci il giro là che abbiamo fatto prima. Potrebbe essere... No, potrebbe essere, così dobbiamo fare... Poi da là due sono le cose. O proviamo a scendere dalla scala che abbiamo qua dietro. Oppure scivoliamo qua e saltiamo dall'altra. Visto solo io o l'avete visto anche voi? Tipo lo Yeti. Nel dubbio... Salvataggi, signori, sono sempre una roba... importantissima. Vai. No, no... Cosa? No, ho sbagliato tutto. Mi puoi uccidere se vuoi. Pam! 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 Pa! Vabbè, se non mi pida, qua faccio io. Ah, mo me pi, eh? No, vabbè, però... Cioè, nel senso, potevamo anche fare una cosa un po' più... Fatta meglio. Cioè... Faccio così che magari mi evito di usare i flare. Ah, qua era giusto per cadere a piacere. Ah no, ci sta un pertugio. Ok, abbiamo aperto sopra, ma... Io da qua posso sparare la tigre, no? Beh, non credo che la tigre stia salendo di là. Per carità, ci siamo fatti un po' male. Mo' vediamo un attimino come butta la situazione, signori, perché... Fa sempre di un buio spaventoso, comunque. Vabbè, comunque. È cascata da lì sopra, non si è fatta niente. Questo non sappiamo come è potuto accadere, perché obiettivamente parlando non credo che sia... umanamente gestibile una caduta del genere. Però lei ce l'ha fatta, quindi... Non ce lamentiamo. Mo da là dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, ma meglio. Con un salto.
Se è di suo gradimento, signora Croft. Senza nulla togliere al suo precedente spirito acrobatico, però eventualmente iniziamo ad avere un po' carenza di munitions. Oh, eccolo là. Allora, per carità, da qua potrei usare pure le pistole, ma... mo non viene più. Ha capito che ne aria. Vabbè. Ok. Mo ricaccia. Dove sta? Ma che se fa così? Io sto concentrato sotto alla scala per vedere se arriva la tigre e tu mi metti le tagliole qua sul naso. Vaffanculo, va. Non si fa così comunque, eh. Mo io lo dico, cioè proprio scorrettezza. Si tratta proprio un minimo di decenza. Che poi dico io, ste cazzo di tagliole a me piano. Il tigrone no. È morto? E che cazzo, Sius. Io scendo qua, sti cazzi. Scusa. Ci sarà il momento in cui risaliremo e ci dimenticheremo che ci stanno ste cose. Ma non è oggi. Allora. Io vorrei comunque parte la scalinata, c'è qualcosa che... Vabbè, possiamo vederlo comunque da sotto. Teniamo d'occhio il soffitto, signori. Pure voi. Là ci stanno le palle di Natale. Quelle sicuramente ci arrivano in fronte. Queste ancora... Questa è una scorciatoia sostanzialmente. Qua dietro pare che non ci sta niente. Ok. Buono, signori, buono. E qua una salvatina io ce la butto, eh. Oh merda. Lo so, avevo proprio poca salute, però non ho preferito morire. In sostanza, mi è preferito morire perché è andata così. Ah, ma non ci mette. Ok. Aspetta, perché mi ha fatto rivedere un'altra volta quel coso? Sta venendo qualcun altro, dimmelo. Non mi fa vedere solo. Che dici? Ah, c'è la porta, eh? Se vuoi risalì. Che poi pure questi, dico, non hanno preso le stalattiti in testa? Inculation solo per noi? Sembra giusto. Mi sembra giustissimo, eh? Severo ma giusto. Solo per noi. Qua mi de... aspetta, qua mo ti faccio io un'azione da panico che tu neanche ti immagini, no? Più in qua, più in qua. Guarda che ti faccio. Eh no. Mi aspetta. Quelle palle. Culo, Lara. La rincoglionita, dai. Oh Cristo. E che se fa così? Io con l'M16 mica mi posso spostare. Ah, vedi là? Là ci stanno le stalagmiti. Stalattiti sono quelle dall'alto. Stalagmiti dal basso, se non ricordo male. E cadiamo e moriamo, vabbè. Se possibile,
Lo farei dopo però questa cosa, eh? Prima cerchiamo di capire dove dobbiamo andare. Ah, qua c'è un pertugino, eh. Io mo non so se dobbiamo andare là dove sono cascate le palle. E eventualmente metti le pistole, perché questi qua vanno bene, sti mitroni, per quando... Qua posso risalire poi, eh. Non credo che sia solo questo qua, no? Mi vuoi solo far vedere che c'è uno stanzone con dei pilastroni di ghiaccio? Va bene, abbiamo preso nota. Abbiamo preso nota. C'è qualcosa sott'acqua? Proviamo? Salviamo? Salviamo, certo. Voi vi dispiace se salvo 3, 4 milioni di volte, no? Non credo. Se vi dispiace, problemi vostri pure, nel senso. Va bene tutto, ma sono comunque problemi vostri. Allora, qua là, ci puoi fare un... Non ce la fai a salire qua, madonna mia, che scarsezza. Ma scusa, guarda quanto è alto. Dai, che cos'è? Un po' di vitamine, un po' di... Sali minerali. Watapim. Allora, noi potevamo arrivare... Posso fare così e così. Ok. Devo solo aprire la gabbia. Piccolo appunto. Però, calcolando che... Che lanciasalga è un problema, perché io qua scivolo. Quindi là non credo di riuscire ad arrivarci, a meno che da qua... No, non ci salta. Posso provare, ma io non credo che ce la possa fare, eh. Gliela buttiamo così a fiducia, ma ho i miei seri dubbi che da qui possa arrivare lì e poi da lì ci guardiamo. Penso proprio di no, però mal che vada cade in acqua, quindi tutto sommato. Ecco, ma... No, non proprio in acqua, però. È che evidentemente questo non è proprio... No, dall'altro lato. Non è proprio una mattonella completa, dobbiamo metterci un po' più in qua, più dietro possibile. Ok. Perché ho provato a fare il salto, ma... Mamma mia, con quale proagine! Con quale proaggine questa signora Lara? Ah, vedi, che cazzo. Boh, qua attenzione perché questi sono rotti. Quindi ci faranno cadere. E ci dobbiamo attaccare alle scale per poter arrivare là sopra, dove probabilmente apriamo quel marchingegno che tra l'altro da qui non si vede. No, vabbè, un pochino si vede pure da qua. Ce la fa, ce la fa. Io salvo comunque, mo non è per sfiducia, ma nonostante io sappia che lei ce la fa, perché... Con quale fisico poi? Hai visto? Insomma. Ormai sappiamo, conosciamo il nostro pollo. Mi dimentico sempre di chiudere la finestra che è esattamente dietro lo schermo, che per carità è un po' mezza chiusa, ma non abbastanza da non darmi sui coglioni. Io da qua però non vedo una sega, quindi come la mettiamo? Andiamo a fiducia? Perfetto, che vuoi di più dalla vita? Un tucano. Oh, vedi, mo abbiamo la possibilità di prendere... Ce la fai da qua, ma secondo me sì, guarda che fisico. Oh, bravissimo, perfetto, si è pure spezzata le tibie. Questa però non so cosa sia. Cioè, nel senso, una maschera, ma abbiamo visto dove potrebbe andare? Maschera tibetana. Ah,
Avevamo intravisto qualcosa? Io non mi ricordo. Però mo. Proviamo a vedere qualcosa. Pium! Bravissimo. Allora, quel macinino ci abbiamo aperto la porta di sopra. Qua sotto apparentemente credo sia rimasto chiuso, no? No, non è vero. Vedi, però tu fammi capire che mi hai aperto pure là sotto. Mo' per carità, noi siamo andati a vedere perché effettivamente sembra non esserci. Si tocca? Non sembrava si toccasse, però. L'abbiate proprio tutte e due, né? Le ha skippate in modo clamoroso. Anche qui Lara ci faccia una cosa carpiata con gentilezza. Troppo, troppo. Però meno di questo non. Pungiglioni? E che cadi senza farti. E chi vuoi fregare? Qua l'unico. Ah cazzo, là ci stanno le palle. Per le palle conviene tornare dietro o provare ad affrontarle e deviare di lato? Questo non lo so, lo scopriremo solo facendo due capriole e poi mettendo la maschera. Allora, non sono cadute subito, quindi abbiamo il tempo per fare. Così. Cristo. Qua ho sbagliato, potevo usare l'M16. Qua potevo usare l'M16 perché siamo stati fermi. Cioè, potevamo eliminarli stando fermi, insomma. Queste qua comunque ci danno un po' di possibilità di sguisciata. Fammi vedere se c'è sta qualche cosa da premere qua dentro che non si vede mai una sega. I vicoletti. Pacchetti grotto. No, là c'è una scala e qui c'è una porta che però non posso. Ah, oddio, non lo so se la maschera è uno. Ah, l'ho usata proprio, ok. Beh, te la potevi pure portare, incoglionita. Una ce n'hai. Attacca e stacca. Fai la lasci. Ci si è pure richiusa la porta, quindi manca a dire che ce la siamo tenuta. Sta Lara proprio. Non pensa alle conseguenze. Comunque, per quanto riguarda l'altro episodio con i monaci, eccetera, eccetera, so che poi, cioè, me l'avevate detto. Io ho registrato un po' di video di seguito perché avevo detto che durante magari il periodo pasquale facevo un po' di. Di salti sulle pareti. Un po' di stacco, tra virgolette. Poi il video è uscito stesso, non per dire. E quindi era un po' troppo tardi. Ma sapete qual è il fatto? Che all'atto pratico io non mi ero neanche accorto di aver attaccato i monaci tibetani. Perché se voi vi ricordate, noi eravamo entrati nel livello e non avevamo fatto niente di particolare. Avevamo sparato solo a quelli là. Evidentemente un colpo fortuito è partito e è andato a pia un monaco tibetano. Perché. Cioè, io non li volevo mica piare i monaci. E sono i monaci che si sono messi in mezzo. Che cazzo, però, eh. Ecco, questo non è stato. La festa di tua mamma, però. Aspetta che passa avanti, perché non devo guardare niente, sei rincoglionito. E quindi niente questo. Allora, qua c'è del ghiaccio che potremmo far spaccare magari facendo cadere. Dio santissimo. È morta. Ma vaffanculo. Però non si fa così, possiamo dirlo. Ma è proprio una questione di scorrettezza. Cioè, noi già. Stemmiamo tutti i santi. C'è proprio necessità di farci invocare proprio tutto tu.
Niente, era entrato in un loop testa. Punta testa attacco. Che. E che altro. Vi volevo dire di seguirmi sull'altro sito per le live, il secondo canale, dove mo inizia una bella stagione di retro gaming, signori, io ve lo dico, retro gaming bello tosto, bello serio, bello. Cioè non giochi di merda come questo, insomma, è una roba fatta meglio. Cioè cose un po' più serie, sai com'è? Iniziano ad esserci un po' troppe strane, te lo dico, te lo dico. Allora, qua sopra non ci arriviamo, anche perché. Devo salvare? Ti dirò che non è necessario, ma è apparentemente consigliabile. A piacere. Ah, hai visto? Ti ho preso la maschera. E lì c'è anche una chiave lì sotto. Quindi dobbiamo rompere quello per prendere una chiave. Va bene, sarà fatto. Magari tra 2 o 3 ore, ma sarà fatto prima o poi, se ci date tempo. Sento dei rumori strani. No, non mi possono. Cioè, se io non riesco a prendere loro, loro di certo non posso prendere me. Per piacere, non rompete il cazzo. Ora non ti devi fermare però, devi sparare proprio. Devi dare l'anima. Già dai le chiappe di frequente. No? Almeno l'anima diamola, no? Almeno ci stanno droppando 2 cose alla volta. Che ti dirò, è una cosa piacevole. Almeno abbiamo un po' di riserve. Quindi qua ci torniamo dopo, eh? Sì, penso proprio di sì. Vabbè, intanto andiamo. In linea teorica, da dove siamo venuti dovremmo avere. Qua ce la fai? Beh, magari non così, ma. Ok. La maschera. Per il momento avevamo visto una porta solo là. Non so se ce ne siano altre. Cioè, sicuramente ce ne saranno altre, però. Vai, vai. Saltella, saltella, che sei più veloce quando saltelli. In questo caso è vero. Quella scala ci portava al secondo piano, che poi andremo a vedere. Intanto comunque pure là dobbiamo andare. Non penso che ci. Sì, ho preferito andare prima dall'altro lato, perché comunque. Ah. Insomma. No. Allora, facciamo una cosa. Vorrei provare a fare. Ok, così in modo tale che. No, però. Cioè, nel senso, va pure bene, ma. Quelli stanno tutti in gabbia. Figurati se le gabbie non si aprono. Ah, posso appicciare sto coso? Sembra uno di quelli che si accendono, no? Ma manco per il cazzo. Perché si fa così? Vabbè, Lara ha fiducia, tanto non è che possiamo inventarci niente. Vediamo se magari là. Accendiamo. Accendiamo qua, apriamo le gabbie. Accendiamo sto cazzo, mi sa. Ah no, però le abbiamo accese le luci, eh.
Ma mi sono dato fuoco? Oh Cristo! No, vabbè, carichiamo. Ok, ok, no, no, c'avete ragione, c'avete pienamente ragione. Io sono con voi. Io sono con voi. È giusto così. Io sono pienamente d'accordo su quello che è accaduto. Se non lo facevano loro, l'avrei fatto io. Quindi io adesso faccio un'altra cosa. Perché quel che è giusto è giusto. Non è che possiamo stare qui a pettinare le bambole. Quindi noi adesso andiamo a vedere prima di tutto se li posso sparare prima, in precedenza rispetto al... No, eh? Allora sei figlio di zoccola. Discretamente tanto figlio di zoccola, perché a questo punto quello che ci vuole, ci vuole. Quello che va detto, perché sono saliti tutti dall'altro lato, quindi io qua devo... Però questo via dalla bella distanza, eh. Qualcuno sta dietro di me per forza, perché non erano solo tre. E comunque ci stanno ancora dei passi e si sentono. No? Falso allarme? Apparentemente sì. Questo qua sembra spostarsi, sì. Per quale motivo? C'è qualcosa dietro? C'è qualcosa su? Qua non c'è niente. Su... pare di no. Posso provare a vedere se invece... Oh cazzo. E quello? Eh no, scusa, che fa? Salve. Si è buggato però. Eh no, non via manco. Eh no, è il medikit biondo. Eh no, così non vale però. Ma come fa a farmi male lui e io no? E dai, ma che cazzo è? Quindi si è buggato. No, io lo voglio quel medikit, quindi niente. Dai signori però, eh. E che cazzo. Però porca puttana. Già uno ci mette tutta la pazienza del mondo. Vabbè, per modo di dire, no? Una licenza poetica. Però se mi fate così, no, non ci sto. No! Ma non ho capito se buggano. Che cazzo succede? Poi sono buggati in 14. Eh sì. Ho ammazzato uno solo. Ah, potevo passare pure da qua. Ma è come se c'è un muro. Ecco perché si bloccano.
piuttosto discutibile questo blocco in aria, ma ok, beh, che tanto che razzoni ce n'hanno una marea e va bene. Tutto è bene, ciò che finisce è bene. Non è che sia finita benissimo, eh. Soprattutto non è finita, pure qua. Sì, ma... ah, perché è buggata la remastered. Nel senso, normalmente ci sarebbe comunque una... vedi? Bravi, bella, bella. Comunque notevole. Consigliatissima, perché... ci sta. Un cult, un cult. Un cura. Questa qua che potevamo spostare non mi viene per... c'è quel pertugio là, tu dici che è per salire là? Io non, io dico di no, cioè nel senso... io penso che là ci possa salire pure senza l'aiuto, no? Che dovrebbe essere da dove siamo venuti, no? Se non mi ricordo male, giusto? Allora, siamo scesi. Non so a cosa possa servire quel cubotto. Sentono anche dei passi, tra l'altro. Però mo sto chiuso dentro. Non benissimo. Non benissimo. Quindi probabilmente il cubotto mi serve per bloccare sto coso. Penso, perché non... però come li blocco? Basta metterli a uno di questi? Dove stanno quelli che stavano passeggiando? Si sentiva. Si sentiva un passeggiare. No, anche perché... cioè, il cubotto dovrebbe bloccare poi tutti gli altri, perché che fa? Blocca solo questo? In linea teorica, blocca uno, blocca tutti. Anche perché io poi non è che lo posso spingere. Cioè, se lo spingo fuori mi se ne casca in testa la ringhierona. No? No? No, no, no. No, però non può andare là. Così? Ah, sì, vabbè. Potrebbe, vabbè. Vamo che ci va uguale. No? Infatti, ok, così li ha bloccati e va bene. Quindi io adesso posso tornare da dove sono venuto, dove stava praticamente il... era quello che avevamo visto, no? Di... e niente, signore, dopo aver rifatto tutto quello che avevamo fatto fino adesso, che naturalmente non è che avevo salvato, vedi, una volta che ti dimentichi di salvare, te inculano. Fammi da pure una... una botta dei medikit, va, che qua. No. Ok, li ha presi tutti e due, bravissima. Veramente notevole. Adesso, allora, in realtà prima di andare a quella porta che abbiamo visto, che in realtà non mi ricordo neanche dov'è,
Prima che mi dimentico, proviamo a salire qua perché c'era comunque anche questa stradina che possiamo percorrere, quindi eventualmente un'occhiatina anche qua gliela diamo, eh. Ok. Ci sta dando un sacco di... Questi cosi. Munizioni per il lanciagranate. Cosa avrà voluto dire? Poi dove cazzo stava nel rigoletto? Ma dimmi te. Ma non è credibile. Mi avete aperto la porta là, ma... No, aspetta, qua... No, non così. Qua ci deve andare di fino, di Sapim. Opla. Un'altra salvatina ce l'andrei quasi a buttare, ti dico. Che pure ste catacombe de Talin... No, mi sono incastrato, lo so, lo so. Mamma mia, che azione evasiva da panico, signori. Le ho saltate con un... Con un salto in diagonale trigonometrico che... Niente, niente, troppo bravi. Salva. Era tutto calcolato, eh. Voi non ci crederete, ma... era così, era così. Guarda come te le faccio di precisione. Ah, di precisionissima, eh? Ok. Come prima, meglio di prima, eventualmente. Fermandoci un po'. Niente, mo non riuscirò mai più a farlo perché, nonostante è tutto calcolato, nonostante sia tutto frutto di calcoli trigonometrici, niente, sta bastarda di merda, non ci riesce mai più. Mamma mia, se ti prende un coccolone, ma di quelli brutti proprio, ma di quelli... Niente, non lo fa più. Ma come cazzo è che prima stavamo pure più vicini, stronza bastarda di merda. E che cazzo è? Devi morire di un male brutto, ma brutto brutto, eh? Ma brutto brutto brutto. Oh, mo, abbiamo fatto sta stronzata. Bravo. E mo? Niente, non ci è servita. No, adesso puoi anche morirci male. Dobbiamo sentire il crack, la croccantezza di Lara Croft. Bisogna sentirla. Tutta la sua croccantezza. Si devono tritare tutte le ossa. Ok, e qua non ci piace. La scala ce la guardiamo dopo, eventualmente, se possibile. Qua no, è troppo pendente. Va bene, non ti chiediamo di più. Qua era chiuso un tempo, no, era comunque aperto anche. All'epoca d'oro. Ora qua. Tu ce la fai, sì. Beh. Ce la fai, sì. Sapin. Ok. Purtroppo non sa girare. Io non riesco a capire a volte che cazzo vuole fare. Ma da sola, così. Mo' il salto indietro. Chi cazzo te l'ha detto di farlo? In base a quale pensiero ignobile ti è venuto in mente? Devi solo salire. Dicevo, poteva andare lì dietro, eventualmente lei non lo sa fare, ma... Perché non si sa girare nelle scale. Oh, sforzo di quelli importantissimi. Ora, vediamo prima su questi muri se c'è qualche cosa, no?
sotto ci dovrebbe essere l'acqua. Però col culo che ci abbiamo noi ne abbecchiamo l'acqua. Quindi nel dubbio ci proviamo. Vabbè, comunque dopo... Aspetta, sali, esci, 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 esci. Esci, stronza bastarda. Tutti li devi ammazzare. Poi per carità attiriamo gli squali eventualmente. Ma va bene, va bene, va bene così. Allora qua sotto, giusto un pertugio anomalo, proprio tagliato dritto per dritto. Vogliamo salvare prima di andare da qualche parte, perché questa qualche parte potrebbe essere la morte. Almeno un 600 volte qua tocca salvare, perché... Ma andiamo a vedere prima da sto lato se... Aspetta, prima... Vai sopra, vedi se c'è qualcosa da raccogliere qua. Pare di no. Sicuramente si poteva risalire pure là dove c'era la... La scala, però. Qua da qualche parte. Ci sarà pure il gatto micio là, per forza di cose. Niente, si è imballata da ferma proprio. Questa porta la dobbiamo aprire prima, Lara, perché così se bussi non credo ti aprano. C'è questa scala che però potrebbe dirci qualcosa. Tipo, togliti dei coglioni, stronza. Quello glielo diciamo noi, quindi scala, stai calma. Ci siamo prima noi. Poi l'altra scala dall'altro lato ci guardiamo una cosa alla volta. Perché... Qua dovevamo saltare indietro, giusto? Magari meglio. Non devo arrivare così tanto in alto, eh? Perché sennò ci va di testata. E va bene, va bene. Riproviamo. Tanto avete da fare voi? Se avete da fare, disdite. Disdite. Ci sto io qua. Va disdetto qualunque cosa. Qualunque cosa non contempli la nostra azione evasiva da panico, che può andar bene da qui. Hai visto? Hai visto? È tutto calcolato. Per forza. Ha aperto la porta quella che avevamo visto qua, no? Cazzo. Cazzo stai facendo? Sì, ha aperto sta porta io però. La madonna. Con le pistoline forse potrebbe essere complicato, per quanto ma questo lo posso spostare? Non ho capito. Fa vedere. Ah, c'è la manovella in realtà. Ok. Allora io prima di tutto dovrei far cascare tipo sto coso. Ma qua si va? Io non vedo un cazzo, scusate se magari mi perdo qualcosa sotto il naso, ma quando è così con questa luminosità io veramente non vedo un cazzo niente. Noi dovremmo far cadere sto coso però, no? Per via la chiave. Si può fare? Allora, ci ha aperto quell'altra porta che non mi ricordo minimamente dov'è che stava, tra l'altro. E potremmo passare lì dove avevamo visto, ma a questo punto ripasserei qua per vedere quell'altra scalinata, perché
Dovrebbe essere da un'altra parte. Allora, qua da qualche parte pure qualcosa raccoglie. Ci deve stare per forza. Allora c'è questa scalina da qua. Però mi sa che non era neanche quella che avevo visto io. Ecco, dobbiamo far così, signori, fin quando non si avvicina alla al pertugio. E quindi tocca fare un po' di canguro style. Ah, e qua gatta ci cova. Abbiamo qualcosa dietro? Andiamo a fiducia? Di fiducia ed è giusto così. Ok, ora puoi scendere. C'era l'acqua tanto. Wazaran. No, non c'era l'acqua in realtà. Ok, la puoi fare pure così, eh. Ah, vedi, guarda come ci stanno gli spuntoni, bastardi. Sai come li ho visti, boh. E faccio il giro da quest'altro lato, come detto, perché vorrei vedere, anche se credo non ci si possa andare. O forse sì. No, forse sì. Da qua si arrampica. Riesco ad arrivare da quel lato per la scala. Voi dite che cazzo ci va a fare, perché mi sembrava interessante, ma in realtà non lo è. Team. Infatti non c'è niente da questo lato della scala. Però dall'altro lato muori, muori male, muori male, sì. Ah, cazzo, come facciamo? Non così di certo. Salvavo da 18 anni, tra l'altro. Ho dovuto riaprire tutte le porte. Prendere il collezionabile. Bestemmiare i santi, perché quello va da sé. E fatemi ricordando, stava la porta. Ok, eccola qua. Magari mettiamo qualche arma più prepotente. Magari salviamo. Magari. Allora, lì arrivano le palle. Qui sotto non so dove andiamo. Cristo, nella tana dei leoni. Vabbè, basta saperlo, non ci saremmo lamentati comunque, cioè, è il loro habitat. No? Loro habitat però escono solo quando ci sto io. Com'è? Ah, è buon culato però, vedi? Ho fatto sentire profumino. Però sono più furbi di noi. Mortacci loro. Pezzi di merda. Ma scusa, non ce la faceva? No, ah, ci mette pure questa visuale. Perché noi quindi dovremmo fare così. Meno.
Allora, va bene come hai fatto, però un attimino più. Eh? Che dici? La fessa di tua mamma, quella troia, però, cazzo, Cristo di Dio, sta merda. Che personaggio di merda, porca di quella. Ehi, a me. 1, 2, 3, a rotter cazzo. Ma vattene a fanculo, che gioco di merda. Che gioco di merda, ma proprio di merda, di quelle merde fumanti. Ma fumantissime. Ci faccio ammazzare da quelli là. Fate ammazzare da quelli là. Ma non riesci neanche a fare niente. Cioè, io ho provato a saltare appena si era fermata. Ma non se può, non se può. Allora, facciamo così. Questo si sposta per forza. Si rompe. L'ho fatti dare in culo. Però almeno mi ha messo la visuale fatta bene. Insomma, avrei a che ridire, per carità, però. Allora, potremmo fare un tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta. Va bene, guarda, curati e combatti come se tua mamma fosse una brava persona. Spara, troia di merda. Poi con sta visuale del cazzo pure, manca di che. No? Questo non gli è piaciuto. No, ho sbagliato tantissimo. Sì. Vabbè. Sti cazzi, signori. Non scendono più questi. Che cazzo mi devo dire? Ah, qua era. Ci apriva quest'altra, ok. No! Ma non è quello che volevo fare io. Scusa, eh. Beh, un attimo di pazienza. Ok. Ci ragioniamo. Qua serve solo per passare lì dietro, ma dobbiamo prima aprire l'altra di porta, che magari si apre con questa. Vediamo. Vedo niente. Sì. Ah, però si è richiusa subito. Credo. E non ci posso mettere niente sopra. Naturalmente così non ce la faremo mai. Questa lentezza del cazzo pure. No, non ce la facciamo. No, no, no.
Proviamo un'altra solution. Allora. Oggi possiamo provare a fare una cosa, però. Quanta salute c'ha? Ehi. È fresco come una rosa, sta stronza. Proprio a caso, eh. Ho intravisto una, la scala oltre e ci siamo scalati. Siamo nella tana dei giaguari, cioè per sapere. Ah, così è finito. Ma la festa di tua mamma. E non avevamo visto... Allora, facciamo un appunto, un appunticino. Un appunto. Allora, salva ma in un altro slot. Ok. E caricami questo qua. Eh no, voglio... signori, scusate, ma per curiosità, qua un'ispezione va fatta. Capendo cazzo, scendiamo qua che c'è il culo in ogni dove. Metti gli uzi, va. Uzisciti, uzisciti. Arrivano qua sotto? Sì. No, eh. Sì, dai, 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 dai. Un po' più avanti. Vai, miralo. Ma vaffanculo pure tu, stronza bastarda di merda. Sei rincoglionita del cazzo. Saluto agli amici che ci seguono con affetto da casa. Cula mamma da... Minchia, come sei agile, Lara. Incredibile, straordinario. Allora, abbiamo usato un medikit grande e ne abbiamo preso uno altrettanto grande. Ah, più delle munizioni, ok. No, se no avrei detto vabbè sti cazzi. E non c'è anche il gattino draghetto pezzo di merda? No? Me lo sarei aspettato. Cioè io mi sono buttato qua solo per quello, perché sennò me ne sarei sbattuto il cazzo. Aspetta. Scusa però. Ma lì che sotto il ghiaccio c'era qualcosa da prendere. Pensandoci effettivamente, come cazzo lo prendiamo? Scusa. Come facciamo a far cadere? Allora qua mi salvi Palazzo del Ghiaccio, vabbè, dopo averlo completato, quindi va bene, quindi mi salvi qua. Però ci deve stare il modo per scassare quello. No? Ah, però non ci so più arrivare. No. No, non rifaccio sta stronzata. No. Perché c'era palesemente una chiave sotto a quel ghiaccio. E per aprirlo dobbiamo scassare sto coso. Ma come cazzo si fa? Ma pure qua sopra, signori, non siamo passati. Ma non so come ci si arriva. Effettivamente pure qua non... Credo, no? Che noi eravamo arrivati da sotto. Però da qua non riesco...
ad arrivarci. No. Non lo so, non lo so. Va bene, ci completiamo il livello, signori. Alla fine abbiamo preso quel che dovevamo prendere in più dai leoncini là. E ne valsa la pena? No, in realtà direi anche di no, però abbiamo viati e buonanotte. Va bene, dai, ci becchiamo direttamente dal prossimo livello. Signori, mi raccomando, voi come sempre fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia garbato. Noi ci vediamo alla prossima con Lara Croft. Io adesso vedo di ritrovarmi l'uscita, anche perché abbiamo guadagnato qualcosina facendo sta cosa. In realtà molto relativamente, però va bene, va bene. Dai, ci vediamo alla prossima, cari. Un saluto a tutti da quel Taleale.